ci ritroviamo, siamo allo stand invece adesso di Cotton Belt. Anche Cotton ha un'ispirazione tutta nuova per la prossima primavera estate 2009. Ce la racconti? Sì, per Cotton Belt partiamo da lontano. I mercati del second hand americani, i mercati dove gli abiti usati venivano riciclati e riutilizzati dalle persone meno abbienti. Questa è una fonte di ispirazione quasi inesauribile, e il bello oggi che possiamo indossare questi capi non per necessità ma per piacere. Molto particolare anche la presentazione, la preview femminile, molto ricercata nei dettagli. Il capo forse secondo te di punta della preview femminile? Ma guarda, il bello della parte femminile di Cotton Belt è che noi utilizziamo dei tessuti che erano considerati quasi prettamente maschili, ma lavorati con particolari, con bottoni, con travettature, con lavaggi che li rendono molto morbidi, prendono quell'aspetto femminile che fa veramente una parte dell'abbigliamento sexy e veramente adatto alle donne. Cambia moltissimo comunque l'immagine dell'uomo e della donna con Cotton Belt rispetto a quella di Bruce. Come vedi l'uomo e la donna ideale che li vestono? Ma guarda, Brooks il veste un pochino più chi tende a curare un aspetto esteriore più cittadino. Cotton Belt tende a vestire chi ha piacere nel tempo libero e chi ha la fortuna o l'abilità di avere un lavoro che gli permette di vestirsi come veramente gli piace e non come deve vestirsi. Grazie.